Ma noi oggi trattiamo innanzitutto le tematiche che possono interessare i giovani amministratori, e quindi che possono essere politiche giovanili, sociali, culturali, ma anche programmazione nazionale ed europea o regionale che sia. Tenete conto che in Basilicata abbiamo più di 250 giovani amministratori under 35, e vediamo anche molto entusiasmo in loro e dobbiamo puntare su di loro insieme anche a ANCI Nazionale per la loro crescita. Ci sono tanti corsi di formazione che ANCI sviluppa per loro e quindi speriamo che da qui possa partire anche una nuova classe dirigente di amministratori e di politici locali. Un grande onore e una grande responsabilità questa nomina che cerca di riportare al centro i giovani e le giovanissime di Basilicata, tutti gli amministratori che adesso si rimettono a un tavolo per cercare di ritornare a lavorare, per ricompattare quest'organo e costruire delle politiche giovanili insieme. L'appuntamento delle regionali e delle amministrative può essere un buon esercizio per rimettere sul piatto della politica le politiche giovanili di cui si occupa l'ANCI Giovani. Il primissimo appuntamento sarà quello del 24, 25 e 26 a Genova per l'assemblea dell'ANCI e subito dopo ci rimetteremo in cammino con tutti i giovani e le giovani amministratrici di Basilicata.